dipinto è arrivato nei laboratori della Fortezza d'Abbasso dell'Opificio delle Pietre Dure nel gennaio 2014, quindi abbiamo avuto un anno per fare il restauro completo dell'opera. Siamo partiti con un'ampia campagna di indagini che ha impegnato molto tempo, sono state fatte una serie di indagini che sono servite, sono state fondamentali per mettere a fuoco le problematiche del dipinto. E chiaramente anche per capire meglio quella che era la tecnica artistica utilizzata dall'autore, da Raffaello. Tra le indagini effettuate, molto utile è stata la radiografia, in quanto ci ha reso visibile una situazione molto degradata per quanto riguarda questo forte attacco di insetti silofagi, che ha provocato una serie di fori e gallerie su tutto il dipinto. Anche se molto probabilmente l'attacco degli insetti non è più attivo, abbiamo deciso comunque di sottoporre l'opera ad un trattamento di disinfestazione. Per questo motivo è stata messa all'interno di un sacco a tenuta di ossigeno, nell'ambiente è stato privato dell'ossigeno, è stato introdotto azoto. E l'opera è stata all'interno di questo ambiente per 3 settimane in un clima stabile, reso stabile dagli stabilizzatori di umidità che mantenevano all'interno del sacco un'umidità del 55%. In questa maniera, creando un'atmosfera completamente anossica, cioè priva di ossigeno, anche se ci fosse stata una minima presenza di vita a livello di uova o di larve, questa sarebbe stata immediatamente disattivata dopo il trattamento. Altra indagine che è stata molto importante e molto interessante è stata la riflettografia. È stata fatta con lo scanner Multinir, quindi abbiamo immagini a più lunghezze d'onda e hanno messo in rilievo un sacco di cose interessanti, anche il disegno per esempio. Ci siamo resi conto che appunto il disegno sottostante, il colore, era un po' diverso da quello che è la composizione finale. Alcune correzioni sono state fatte da Raffaello durante proprio in fase di disegno, mentre altre ci siamo accorte e ci siamo rese conto che erano state fatte proprio in fase anche di stesura del colore, per cui abbiamo una mano che cambia posizione, i profili della spalla, alcune cose del viso, insomma ci sono notevoli cambiamenti, quelli che generalmente chiamiamo pentimenti rispetto alla composizione finale. Le varie indagini, molto utile è stata l'XRF a zone, in quanto ha confermato l'uso del nerodossa. È un'indagine che identifica gli elementi chimici, per cui non dà risposte certe, però attraverso un lavoro di interpretazione si riesce a capire che tipo di pigmenti sono stati utilizzati. Per esempio sulle maniche ci siamo resi conto che era stato utilizzato un pigmento a base di rame e via discorrendo. Quindi attraverso tutta una serie di indagini, ma soprattutto confrontando un'indagine con l'altra, siamo riusciti ad ottenere un quadro abbastanza chiaro della situazione dei pigmenti usati e quindi della tecnica artistica. Per quanto riguarda lo stato di conservazione, abbiamo parlato sostanzialmente delle gallerie di Talli, del problema legato al supporto, che era forse la cosa che colpiva immediatamente. Però diciamo che anche il colore, via via, ci siamo resi conto che era molto ricoperto da numerosi strati di vernici, patine anche alterate, molto ingialliti, per cui soffriva un po' la lettura un po' dell'insieme. Quindi diciamo che la prima fase, la più delicata, è stata proprio quella della pulitura, anche perché si vedevano in infrarosso e con altre tecniche, a parte questi spessi strati di vernice, ma anche una serie di ritocchi piuttosto numerosi sia sopra le vernici ma anche al di sotto, quindi che risalivano a vari interventi di restauro effettuati probabilmente anche nei secoli, nel senso anche molto vecchi. Siamo intervenuti con la pulitura attraverso la messa a punto di due miscele di solventi che ci ha permesso di assottigliare a vari livelli lo strato di vernice. Queste miscele di solventi sono state supportate da un'emulsione celosa supportante in modo da non far migrare i solventi all'interno degli strati pittorici. La pulitura
condotta in modo differenziato sugli incarnati, sulle campiture rosse e bianche, in modo da recuperare un equilibrio nella cromia dell'insieme. Mentre l'intervento è andato anche oltre nel corpetto, nelle maniche e nel fondo nero, in quanto vi erano diversi strati di vernice anche pigmentata. Prima di effettuare la ripulitura del foro di tarlo, la zona è stata protetta con dei piccoli fogli di carta giapponese applicati con una resina acrilica, in modo da proteggere il colore da questa azione meccanica e anche dare una certa consistenza, una sorta di consolidamento lungo il perimetro del foro. Quindi siamo partiti svuotando, facendo un lavoro di ripulitura di tutti i fori di tarlo delle gallerie che erano stati riempiti nei precedenti interventi di restauro con vari materiali, cera, resina, stucco. Abbiamo fatto una serie di test per individuare il materiale più idoneo per riempire le gallerie di tarlo. Il materiale individuato ci permetteva, attraverso delle siringhe, delle canule, di poterlo iniettare di dentro di questi fori. D'altra parte abbiamo sentito la necessità di ridare una certa consistenza al supporto molto degradato dall'attacco degli insetti xilofagi, e quindi sentivamo con Francesca l'esigenza proprio di creare un po' un letto in alcune zone dove il colore sembrava quasi sprofondato. Terminato il riempimento delle gallerie di tarlo, abbiamo rimosso la carta giapponese e ripulito i fori dall'adesivo e abbiamo eseguito la stuccatura gesso e colla. Una volta poi levigato lo stucco, abbiamo riproposto l'andamento della superficie pittorica. Eseguita la stuccatura, abbiamo cominciato a fare il ritocco pittorico, la fase finale dell'intervento. Il ritocco pittorico è stato eseguito su gesso e colla utilizzando gli acquerelli e con il metodo della selezione cromatica. Dopodiché abbiamo verniciato la superficie, abbiamo eseguito una prima verniciatura della superficie con una vernice mastice e poi siamo andati con i colori a vernice, anzi in particolare con i colori Gamblin. Abbiamo così integrato quelli che sono i fori di tarlo, quindi tutte le lacune, quello che vedevamo in bianco sull'immagine del dipinto, ma poi abbiamo deciso di integrare leggermente anche altre zone con piccole pennellate, in particolare diciamo il collo e il viso, le parti più svelate da vecchi interventi di restauro. Ringraziamo la sovrintendenza di Urbino che ha avuto fiducia nell'istituto e che ci ha assegnato questo meraviglioso dipinto, e poi il nostro sovrintendente Marco Ciatti che ha avuto fiducia in noi e ci ha assegnato il restauro di quest'opera, perché restaurare Raffaello è sempre un grande onore.